ricetta segreta di nonna Pina. Sarà un grandissimo concerto, uno spettacolo che farà il tutto esaurito. Per il momento siamo stanchi già prima di iniziare. Direi basta prove per oggi, Lampo. Siamo tutti stanchissimi. Stai scherzando, Milady? Noi siamo i Buffy Cats e non siamo mai stanchi. Beh, diciamo quasi mai. Dai, sveglia, Polpetta. Ops, forse ho peggiorato la situazione. È andato in letargo. Polpetta? Polpetta? Che cosa vorrà dirci? Tagliatelle! Ha detto tagliatelle? Oh sì, ma certo, Polpetta ha ragione. Per fare il piano di energia ed essere pronti per stasera ci vuole un piatto di tagliatelle di nonna Pina. Ma dovremo aspettare, la nonna non è in casa. Allora le faremo da soli? Apparecchiate, Buffy Cats! Tra poco si mangia! Si mangia? È già pronto in tavola? Lo sarà tra poco perché oggi saremo cuochi per un giorno. Quindi prepareremo le tagliatelle da soli. Ma noi non siamo capaci, Lampo. Questo non è un problema, Pilù. Basterà leggere la ricetta della nonna. Sì, ci siamo. La ricetta si trova nel suo grande libro di cucina. Tu resta qui, Polpetta. Adesso guarda e impara. Bella mossa, Lampo! Oh, dove si troverà? Ah! Eccola qui! L'ho trovata! Fantastico! Oh no! La ricetta! Dai, torna giù! Anzi, ferma, no, meglio resta lì! Vengo a prenderti! Lampo, dove stai andando? È pericoloso! Ehi! Piovono gatti, hai visto? Ma i gatti non cadono sempre sulle zampe, Milady? Fammi volare lassù! Più in alto! Lampo, adesso fermati! Siamo dei gatti, Milady! Noi cadiamo sempre sulle zampe! Forse è meglio dire quasi sempre, a volte in un bidone della spazzatura! Mi è venuta una baffa idea! Ci vorrebbero un paio d'ali! Sì, Milady! Perché non ci ho pensato subito? State tranquilli, piccoli. Io sono vostro amico. Per fortuna mi è rimasto un pallone. Dove è finita? I miei
i baffi dicono che è da quella parte. Gattastico, grazie, Buffy. La ricetta non può sfuggirci. Uffa, basta così, vento dispettoso. Ehi, la ricetta si è fermata e stavolta non ci scappa. Buffy Cats, attenzione alle auto. Sì, sì, sì. No! Non ci posso credere. Devi crederci, la ricetta se n'è appena andata via con quell'auto. Ah, e noi la seguiremo? La Rolling Boat ci aiuterà. Tutti a bordo, si parte! Salite, Buffy Cats. Seguiamo quell'automobile. Siete pronti all'attacco, Buffy Cats? La nostra ricetta è vicina! '94, '95, '96, '97, '98, '99. Ehi! Tornare qua! Oh, scusa, 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 Igor! Oh, povero Igor, abbiamo interrotto il suo allenamento! Speriamo di non aver fatto arrabbiare il gatto più forzuto della città! Eccola laggiù! Quassù. Non ne ho idea, ma dobbiamo tornare subito a giù. Tenetemi forte! L'automobile! La ricetta non può sfuggirci stavolta. Oh beh, io non ne sarei così sicuro. Cercare questo foglio, Buffy Cats. Grazie per averci aiutato. Sei ancora arrabbiato con noi, Igor? Niente problema, Pilù. Igor, visto quello che avete fatto per prendere foglio, dovrebbe essere molto importante per voi. Oh, è vero, non sai quanto. A Igor piacciono Buffy Cats che si impegnano per obiettivo. Continuate. Oh, il nostro Igor è sempre così saggio. Finalmente, amici amici. Ecco qui la ricetta... della torta di mele? Oh no! Ho preso la ricetta sbagliata! Cosa? Oh.
Abbiamo fatto tanta fatica per niente. Beh, per niente non direi. Io adesso sono più stanco di prima. Eccoli qui, miei piccolini. Ma che musetti lunghi che avete? Che cosa vi è successo? Oh, guarda che aria stanca che hai. Adesso ci penso io a voi. Secondo me avete proprio bisogno di un bel piatto di tagliatelle. Come sono bravi i miei bei micetti! Buffy Cats, visto? Ce l'abbiamo fatta solo con le nostre forze! Oh beh, più o meno, diciamo. È pronta la pappa! Grazie per essere venuti così numerosi! La prima canzone di oggi parla di amicizia e vogliamo dedicarla a un amico speciale! Quello che arriva quando ne hai più bisogno! Buon divertimento! Iscriviti al canale!